L'augurio di buon anno a tutti. Ci prepariamo a leggere il Vangelo della seconda domenica dopo Natale, che ci permette di riascoltare il prologo di San Giovanni, già letto nella messa del giorno di Natale. È un testo abbastanza difficile, ma molto denso e bello da ascoltare. Ci introduciamo invocando, come sempre, lo Spirito Santo con una preghiera suggerita da San Giovanni Paolo II. Vieni Spirito Santo, vieni Spirito Consolatore, vieni e consola il cuore di ogni uomo che piange lacrime di disperazione. Vieni Spirito Santo, vieni Spirito della Luce, vieni e libera il cuore di ogni uomo dalle tenebre del peccato. Vieni Spirito Santo, vieni Spirito di verità e di amore, vieni e ricolma il cuore di ogni uomo che senza amore e verità non può vivere. Vieni Spirito Santo, vieni Spirito della vita e della gioia, vieni e dona a ogni uomo la piena comunione con te, con il Padre e con il Figlio, nella vita e nella gioia eterna per cui è stato creato e a cui è destinato. Amen. Dal Vangelo secondo Giovanni. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo, e il mondo è stato fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non l'ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non l'hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto, ha dato il potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio, sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama: era lui che io dissi, colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità verranno per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno lo ha mai visto. Il Figlio unigenito che è Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato. Stamattina ci troviamo di fronte alla parola di Dio che riprende quella che abbiamo sentito il giorno di Natale nella messa del giorno, perché nella notte ci è piaciuto ascoltare la narrativa, la narrazione di quei due poveri genitori che hanno migrato di qua e di là per trovare un posto e poi il Figlio di Dio ha voluto comunque nascere, anche se gli uomini apparentemente non lo volevano. Ebbene, allora nella messa del giorno c'è stato questo Vangelo che la liturgia riprende perché ha bisogno di essere riflettuto, meditato e compreso pienamente. È San Giovanni che ci dà la definizione prima di tutto di chi è Gesù. Gesù è il Verbo. Gesù è la parola di Dio, quella parola di Dio che è stato l'inizio di un altro dialogo che si era interrotto nel paradiso terrestre. Ma Dio cerca sempre di entrare in dialogo con chi ama, cioè con l'uomo. Ebbene, ecco che San Giovanni dice: in principio era il Verbo. Il Verbo era Dio,
Cioè non c'è distinzione tra Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. Dio comprende tutte queste tre entità e soprattutto il Verbo è quello che Dio ha mandato per far conoscere la sua parola. Una parola che doveva illuminare, che doveva dare vita, che doveva rinnovare l'umanità. Infatti, altre parole vengono usate per definire il verbo. Veniva nel mondo la luce vera, veniva nel mondo la verità, veniva nel mondo la luce soprattutto. Ma io vorrei riassumere tutte queste parole che San Giovanni dice in un'altra parola che mi piace di più. Ed è la parola amore. Se la luce non riscalda e non illumina con amore, è una luce che dice poco. Se la verità non è animata dall'amore, è una verità che non si ascolta molto. Ecco perché il verbo è soprattutto l'amore. Un amore che è venuto in mezzo a noi e che ha sopportato che gli uomini avessero anche l'indifferenza di non accoglierlo. Ebbene, ecco il mistero del male che è sempre presente, il mistero di chi non accoglie Cristo neanche quando viene a Betlemme, il mistero che non l'accoglie nei tempi successivi e viene descritto proprio da Giovanni. Ma Dio persevera nel suo amore. E l'amore di Dio è un amore sul quale dobbiamo interrogarci. Io, come ho sviluppato il mio amore verso Dio in questi giorni di Natale? Ho ascoltato il Verbo, ho ascoltato la parola che ha parlato ad ogni singolo uomo, a ogni singola persona e dunque ha parlato a me. Come ho ascoltato il Verbo in questi giorni? E l'amore di Dio, per ultimo direi, si profonde, si sviluppa ancora di più perché Dio ha voluto che diventassimo suoi collaboratori nel seminare il bene. Ecco l'amore. L'amore che vuole dire: guarda che voglio avere bisogno di te, guarda che io mi fido di te nonostante le tue infedeltà, piccole o grandi, io mi fido e se vuoi puoi diventare mio collaboratore. Non è che ci riuscirai subito, ma tenta, ritenta, perché nel mondo ho bisogno di te. E allora, in vista proprio della fine di questo tempo natalizio, domandiamoci come io collaborerò ad essere uno strumento di questo amore di Dio nella vita che conduco ogni giorno. Grazie.